I previsti rincari del 55% per l'elettricità e di oltre il 41% per il gas preoccupano cittadini e imprese. Dopo la prolungata crisi pandemica, si annuncia una primavera difficile per l'economia. Tutto rincara tutto qui. Le pensioni non rincarano mai. Il rincaro delle bollette credo che sia una cosa indescrivibile, ma non solo per l'attività, per tutti. Penso che anche una persona anziana che debba accendere il riscaldamento, mi sa che torni a un'altra volta con lo scaldino messo faceva nell'Ottocento, perché forse non ci arriverà neanche con la pensione. Quindi riguardiamo un po' queste cose e si mettano un po' una mano sulla coscienza i nostri politici. Perché purtroppo aziende e cittadini rischiano di andare a finire alla fame, perché leva da una parte, leva da un'altra, purtroppo i soldi sono quelli che fanno la tutela del tutto, e quindi quando non ci sono i soldi si fa la fame. Ma noi ci dovremmo chiedere come cittadini come mai noi chiediamo più gas e quindi combustibile fossile. Lo chiediamo di più e quindi in questo caso tutte le aziende che si occupano di fornire gas e che sono multinazionali hanno supremazia sulla politica delle singole nazioni e anche sull'Italia stessa. Io penso che se aumenteranno la corrente del 60% ci toccherà tenere la luce spenta per il 60% in più, così si fa affari. Più che altro mi domando io, come mai stanno pubblicizzando le auto elettriche quando la corrente non c'è, capito? Vogliono fare le mini centrali nucleari che poi fanno un mini inquinamento nucleare e poi voglio vedere dove si mandano tutte le scorie nucleari noi, dove si mandano? Nello spazio, mare, sottoterra, si danno alla mafia, come si fa con queste scorie? Allora forse è meglio ridimensionarsi un pochino con queste idee elettriche e rendersi conto che la corrente non c'è.